La patria deve essere il vostro tempio, Dio al vertice, un popolo d'eguali alla base. Non abbiate altra formula, altra legge morale, se non volete disonorare la patria e voi. Le leggi secondarie che devono via via regolare la vostra vita siano l'applicazione progressiva di quella legge suprema. Perché lo siano, è necessario che tutti contribuiscano a farle. Le leggi fatte da una sola frazione di cittadini non possono, per natura di cose ed uomini, riflettere che il pensiero, le aspirazioni, i desideri di quella frazione rappresentano non la patria, ma un terzo, un quarto, una classe, una zona della patria. La legge deve esprimere l'aspirazione generale, promuovere l'utile di tutti, rispondere a un battito del cuore della nazione. La nazione intera deve essere dunque direttamente o indirettamente legislatrice. Cedendo a pochi uomini quella missione, voi sostituite l'egoismo di una classe alla patria, che è l'unione di tutte. La politica della patria sarà fondata per opera vostra sull'adorazione ai principi, non sull'idolatria dell'interesse o dell'opportunità. L'Europa ha paesi per i quali la libertà è sacra al di dentro, violata sistematicamente al di fuori. Popoli che dicono altro il vero, altro l'utile. Altra cosa è la teorica, altra è la pratica. Quei paesi espieranno lungamente, inevitabilmente, la loro colpa nell'isolamento, nell'oppressione e nell'anarchia. Ma voi sapete la missione della nostra patria e seguirete altra via. Per voi l'Italia avrà sì come un solo Dio nei cieli, una sola verità, una sola fede, una sola norma di vita politica sulla terra, sull'edificio che il popolo d'Italia innalzerà più sublime del Campidoglio e del Vaticano. Voi pianterete la bandiera della libertà e dell'associazione, sicché rifulga sugli occhi a tutte le nazioni. Ne la velerete mai per terrore di despoti o libidine di interessi di un giorno. Avrete audacia, sì, come fede. Confesserete altamente il pensiero che fermenta in cuore all'Italia davanti al mondo e a quei che si dicono padroni del mondo. Non rinnegherete mai le nazioni sorelle. La vita della patria si svolgerà per voi bella e forte, libera di paure servili e di scettiche esitazioni, serbando per base il popolo, per norma le conseguenze dei suoi principi, logicamente dedotte ed energicamente applicate. Per forza, la forza di tutti. Per risultato, il miglioramento di tutti. Per fine, il compimento della missione che Dio le dava. E perché voi sarete pronti a morire per l'umanità, la vita della patria sarà immortale.